Subito dopo l'11 settembre ci fu una terribile crisi economica che poi passò e poi si è ripresentata in maniera enormemente più pesante alla fine del 2007 e sta assestando anche all'Italia, oltre che agli Stati Uniti che sono stremati, dei colpi fortissimi. Allora, prima di sentire il commento di Berlusconi su di noi, cioè ce la faremo, come dice il capo dello Stato, ci serviranno altre manovre, bisognerà tirar fuori degli altri soldi, sentiamo una valutazione che abbiamo fatto nel Palazzo della Borsa, nel Palazzo del Nasdaq, con Gian Ergas, che è un analista finanziario che insegna alla New York University, per capire perché diavolo i mercati stanno andando così male. Ogni tentativo di Barack Obama di tranquillizzare l'opinione pubblica americana e i mercati sulle prospettive economiche degli Stati Uniti vanno regolarmente male. E anche giovedì, un discorso solenne giovedì sera alle Camere Riunite, Camera e Senato, la risposta dei mercati venerdì è stata disastrosa. Professor Ergas, perché non gliene va bene una? Secondo me è molto semplice, questi tentativi sono già stati provati altre volte, queste misure che gli propone, il risultato è pressoché nullo, dopo quasi 3 anni di mandato Obama, il tasso di occupazione... Perché tutto questo? Non è pazzo Obama, come fa? Cioè continua a dare centinaia di miliardi, cioè, esatto. Zero. Perché lui crede ferreamente, nel senso che la critica keynesiana è quella giusta, dunque più soldi si danno tramite lo Stato e più verrà creata domanda da parte dei consumatori. Questo si è rivelato, diciamo, un gioco perdente. Finora negli Stati Uniti i datori di lavoro, per esempio, dovrebbero aver beneficiato di tassi di interesse bassissimi. E perché non investono? Non investono perché non vedono questa domanda, hanno paura anche della situazione globale e internazionale. Cioè, cosa può succedere a questo punto? Con un'Europa che sembra quasi franare, con il consumatore americano che è stato indebitato fino al collo per acquistare case che non si poteva permettere, acquistare beni di consumo con carte di credito che non si avrebbe mai dovuto dare, anche se gli mette ancora $5 in tasca, questo cosa va con questi soldi? Prende e riduce i debiti, non li spende in consumo, dunque io non ho domanda. Questo è il grande problema. Quanto può durare questa storia? Ma questa storia può durare anche anni, perché c'è un tale livello ancora di indebitamento da parte dei privati negli Stati Uniti, che anche dargli in tasca altri $30 non cambia la situazione. Lei ha detto l'Europa sta franando. Sì. Perché l'Europa? Che c'entra l'Europa? L'Europa sta franando da parte anche delle imprese. Questo è molto importante, che loro in primo luogo hanno spesso dei grossi investimenti altrove, come anche in Europa. Due, hanno paura che ci possa essere un'altra crisi bancaria, causa per esempio i paesi pressoché falliti europei, Grecia, Irlanda e Portogallo. Si sta parlando proprio in questi giorni di un possibile default, insolvenza della Grecia, ed è per questo che abbiamo visto oggi questo crollo dei titoli azionari in gran parte del mondo. Sì, però la Grecia rappresenta la metà del prodotto che fa la provincia di Vicenza. Sì. Cioè, voglio dire, ci spaventiamo? No, io mi spavento nel mero fatto che magari rappresenterà una piccolissima frazione di quello che produce per esempio la provincia di Vicenza, però hanno dei debiti a livelli veramente enormi. Dunque c'è un indebitamento completamente sproporzionato al prodotto nazionale lordo di questi paesi. Quanto possiamo aspettarci una ripresa? Ci vorranno almeno 2-3 anni prima di smaltire gli effetti della sbornia enorme che fu questa crisi immobiliare. Berlusconi. Di nuovo l'immagine dell'acqua, l'acqua della memoria in diretta da Ground Zero, sono le 10.26 in Italia, alle 16, le 22.26 in Italia, alle 16.26 qui negli Stati Uniti, sulla crisi economica italiana. Sentiamo il parere del Presidente del Consiglio. Presidente, noi stiamo attraversando...